Assessora Vossa, cambia nella ristorazione per la scuola un occhio alla salute dei bambini e un occhio all'ambiente. Sì, anche perché il momento della ristorazione scolastica è un momento straordinario di educazione, veramente a tutti i livelli. Prima di tutto per fare in modo che i bambini acquisiscono, migliorino le proprie abitudini alimentari. Poi c'è un momento di socializzazione che li aiuta, importantissimo. E poi c'è questo momento di educazione ambientale che oltre a far conoscere quelli che sono i prodotti locali, perché noi abbiamo una grande attenzione ai prodotti a filiera corta, oltre che al biologico e quant'altro, c'è questa novità quest'anno di cui siamo veramente orgogliosi perché siamo riusciti a inserire le stoviglie biodegradabili. Questo veramente per noi è un grande successo e soprattutto la dimostrazione dell'attenzione che l'amministrazione dà per l'ambiente, per la raccolta differenziata, in quanto tutto il materiale quindi che esce dalle mense scolastiche verrà conferito nell'organico, in quanto è tutto compostabile. Quindi, mentre invece una volta veniva raccolto una volta a settimana, quando al momento della raccolta dell'indifferenziato, perché veniva conferito quindi plastica, alluminio e organico, ovviamente tutto insieme, questa volta, grazie anche alla collaborazione di Salerno Pulita, sarà raccolto poi ogni giorno, così come si fa per i ristoranti, per esempio. E quindi anche qui, anche questo è un successo perché facendo in modo che non ci si, non, questo deposito non rimanga lì davanti alle scuole per tanti giorni, anche questo, diciamo, è un buon risultato.